Ciao a tutti, oggi vi parleremo di uno dei mezzi di trasporto che qui in Cina è stato tra i più utilizzati negli ultimi decenni, ma che adesso vive di nuova vita. Vi parleremo di... Bicycle, bicycle. I cinesi hanno inventato una gran quantità di cose, ma la bicicletta non è una di queste. Per la prima volta in Cina la bicicletta è stata utilizzata da stranieri che vivevano nelle concessioni verso la fine dell'Ottocento. Mentre i cinesi benestanti non erano molto contenti di pedalare da sé e si facevano portare in risciò. Tra i primi cinesi ad inforcare la bicicletta c'erano degli studenti cinesi che erano venuti in Europa ed erano ritornati. Adesso la situazione è completamente capovolta. I cinesi usano la bicicletta per fare qualsiasi cosa, tante volte ci dormono sopra o a volte la usano addirittura per fare il kung fu. La Cina adesso sta esportando un nuovo modello di pedalare in città, che si chiama bike sharing. Il bike sharing è già diventato un mezzo molto diffuso per muoversi in città. Sono già spuntate tantissime compagnie di bike sharing, ma noi parleremo solo delle due più grandi che si contendono il mercato, Ofo e Mobike. Fondata nel 2015 a Pechino, Mobike è insieme alla rivale Ofo una delle più famose compagnie di bike sharing qua in Cina. Oltre ad essere presente in Cina, è presente anche in molti paesi asiatici, in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Olanda. Questa compagnia ha le biciclette con il design più accattivante e con la tecnologia più avanzata come questo sistema di gomme antiforatura. Fondata nel 2014, Ofo è molto simile a Mobike, ci sono delle piccole differenze, il design è molto più scarno come potete vedere e non ha quella tecnologia avanzata che si trova nella Mobike. Oggi abbiamo preso sia Ofo che Mobike e abbiamo notato delle grandi differenze. Per prendere Ofo c'è bisogno di mettere un deposito cauzionale di 99 RMB e non 299, prima grande differenza. La seconda differenza è che Ofo è molto più comoda per pedalare, è molto più leggera e rende l'utilizzo molto più piacevole rispetto a Mobike. Per poter usare le bici dobbiamo prima verificare la nostra identità con una foto del passaporto. Poi versiamo attraverso WeChat o Alipay il deposito cauzionale. Con Mobike per sbloccare la bici basta scansionare il QR code, mentre con Ofo dobbiamo digitare il codice che ci arriva sull'applicazione direttamente sul lucchetto. E adesso siamo liberi di pedalare in giro per la città. Ma arriviamo alla domanda più importante del video di oggi. Il bike sharing ci rende la vita migliore? Secondo me sì, è economico. Solo un RMB per 30 minuti di corsa è più economico che comprare una bicicletta. Sì, ma devi comunque tenere bloccati 300 RMB che sono quasi 40 euro. E poi a volte l'applicazione non funziona bene, il lucchetto non si chiude e tu continui a pagare. Va bene, ma puoi parcheggiare le biciclette dove ti pare. Non devi cercare un punto di raccolta per farlo. Sì, però questo ha creato anche molti problemi perché non tutti gli utenti sono civili e tante volte parcheggiano la bicicletta in mezzo a marciapiede ostruendo il passaggio. Questo business ha aumentato la crescita nella produzione, un numero più alto di posti di lavoro e nuovi lavori, come quelli che mettono in ordine le bici. Sì, però nel frattempo ha messo in ginocchio i piccoli commercianti di biciclette che adesso sono costretti a rivisitare il proprio business andando verso le bici sportive.
Queste bici sono comode per coprire piccole distanze dove i tassisti non vogliono portarti e taglia i tempi di attesa dell'autobus. Ah, prova tu ad arrivare vivo in ufficio quando fuori ci sono 38 gradi e 98% di umidità qui a Guangzhou, per non parlare delle bici rubate o distrutte dai vandali. Giusto, ma il bike sharing ha un vantaggio ancora più grande, è ecologico e solitare. Hai ragione, tra l'altro sull'applicazione puoi controllare quanti chilometri hai fatto e quanto CO2 hai fatto risparmiare l'ambiente. Bene, questo è quello che sappiamo sul bike sharing in Cina. Naturalmente questo servizio adesso si sta sviluppando anche in Europa e ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate a riguardo. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!